Quando ci muovemmo, sapevamo già dove saremmo giunti. Gli sguardi erano sinceri in quel momento. Forse non riveste molta importanza, forse non era così. Comunque voglio ricordare. La casa ci accolse. Ci strinse in un abbraccio antico. Le sue mura erano serene. Forse non lo capimmo, e neppure ora ne sono certo. Forse volevamo comprenderci per forza. Forse cercavamo di creare un momento inesistente. Forzavamo una situazione non reale. Ed ora non c'è niente da ricordare per me. Ma forse il sole picchiò realmente per qualcuno. Forse illuminò di più in un punto, riflesso dall'ascia. Seppe donare chiarezza, il sole. Scisso in due raggi, seppe schiarire la situazione. La mia presenza rubò forse un po' di sincerità. Mi dispiace, ma sono innocente. La mia è una colpa apparente. Ma forse il sole picchiò realmente per qualcun altro. Ma non conosco quella situazione, non voglio conoscerla. In apparenza è una situazione solita, senza sbocchi, senza fantasia. In fondo da me fu scorta una sola ombra che va oscurandosi ogni giorno di più. Ma non la conosco, non voglio conoscerla. Il mio tempo scorre in fretta, perché sprecarlo? Quando ci voltammo, il sole rimase là, sulla casa. Nelle sue mura. Un'altra giornata rimase imprigionata. Lunedì prossimo ci sarà la gita scolastica in montagna. Tutto compreso 2000 lire. Prezzo veramente basso. Quelli che vogliono sciare dovranno portarsi l'equipaggiamento. Pagheranno 1000 lire in più per l'uso delle piste. Prezzo sempre molto basso. Provate a sciare per meno al giorno d'oggi. Ma io non scio, non ho mai sciato e non ho alcuna voglia di cominciare lunedì prossimo. L'equipaggiamento costa del resto. È caro anche. E poi detesto le gite scolastiche in montagna. Le gite scolastiche in montagna hanno pochi pregi e moltissimi difetti, uno dei quali è quello di essere sempre maledettamente noiose. Un mio amico mi ha raccontato di una gita in montagna, a cui egli aveva partecipato, durante la quale a causa della pioggia dovettero tutti rifugiarsi in un bar a giocare a scopa. Gressonei, Valle d'Aosta. Un bar di Gressonei dove gli sciatori venuti da Torino giocano a scopa. Ma a parte questo, non ho mai saputo di una gita scolastica in montagna durante la quale qualcuno si sia divertito sul serio. Quindi lunedì prossimo io non andrò alla gita scolastica in montagna. Neanche se mi pagano. Anche Vasio non andrà alla gita lunedì prossimo. Figurarsi se ci andava. Voi lunedì andate in montagna? Dice Marino una bella mattina, pur sapendo quale sarà la risposta. No, dico io. E tu? Nemmeno, dice lui, e propone. Perché lunedì non andiamo su alla calcinera, tutti quelli che non vanno in montagna? Perché no, dico io. La calcinera è una specie di baita poco fuori Novaretto, un paese in Val di Susa. Vi si arriva arrancando su una serie di ripidissimi sentieri e se siete abituati alla città, quando finalmente siete arrivati sopra, avete la pesante sensazione di aver dimenticato tutto il vostro fiato a valle. Accompagnati da Marino vi arriviamo quel lunedì, Sergio, Daniela, Enzo, Vince, Evasio ed io. Marino, armato di macchina fotografica e mangianastri. Sergio, armato di chitarra. Daniela si trascina dietro un rastrello. Nessuno riesce a capire a cosa servirà quel rastrello. Infatti, non servirà poi a niente. Io sono reduce da un maledetto e stupidissimo incidente. Sono arrivato fino a casa di Marino con la mia 126, insieme a Vince e a Evasio. Li ho scodellati lì e sono partito con Marino in direzione di Almese per caricare quelli che sono venuti in pullman e che dovrebbero proseguire a piedi, visto che il pullman che arriva da Torino a quest'ora si ferma ad Almese. Dopo averli caricati rischiando 16 carte di multa, dato che siamo in 5 su quella carretta, si torna indietro. Statale per Susa. A Villardora si deve girare a destra per immettersi sulla strada di Novaretto. È quello che tento di fare, ma freno troppo tardi. Lo spartitraffico non si sposta. Ci sono sopra, maledizione.
scendiamo per verificare i danni. Una ruota mal ridotta, il cerchione da buttare. Maledizione. Si occupa Marino di sostituire la ruota. È un uomo molto pieno di iniziativa, lui. Ho un accidente per capello, anche se rido. Hai risparmiato 2000 lire, Merlo? Impara a guidare prima di andare in giro. Maledizione. Comunque, cerco di dimenticare. Come cerco di dimenticare che ho appena litigato con Evasio a proposito delle solite fesserie che si fanno, ma che si vorrebbero gli altri mai facessero. È una bellissima giornata di febbraio. C'è il sole e siamo quassù per cercare di divertirci un po'. Appena sopra, depositiamo la roba che abbiamo portato su e cerchiamo di darci una regolata. Bisogna spaccar legna per fare la polenta. Ci pensa Evasio dopo essersi impadronito dell'ascia, che non abbandonerà più fino a sera. Ora di tornare a casa. Il rude boscaiolo della foresta, dice di essere. Ma molla, dice qualcuno. Sono il rude boscaiolo della foresta, dice lui, cercando di piantare l'ascia sul ceppo e sbagliando clamorosamente mira. Sono il rude boscaiolo della foresta, ripete raccogliendo la scure e piantandola finalmente sul ceppo. Bravo, fa Enzo. Serve ancora legna? Urla lui attraverso la porta. No, basta, per carità, grida qualcuno da dentro. Per fare la polenta ci vorrebbe qualcuno che ne fosse capace. Questo qualcuno, assai presumibilmente, se n'è rimasto a casa. Ne risulta un fallimento. Ce n'è pressappoco un cucchiaio a testa. In compenso le salsicce alla griglia sono mal bruciacchiate e la salsa non sa di niente. Di ottimo c'è il vino e io riesco a ubriacarmi anche questa volta. Per questo accetto di buon grado di aiutare Sergio e Daniela nel lavaggio dei piatti. In condizioni di normalità non farei mai una cosa del genere, nemmeno per poter discutere di letteratura americana. Ed infatti di questo si parla, delle avanguardie di vent'anni or sono, degli hipster, di Kerouac, di Ginsberg, di Ferlinghetti, di Corso. Ignoro in quale posto Sergio qui in Italia abbia potuto trovare libri di Corso e di Ferlinghetti. In ogni caso, però, io non mi assumo la responsabilità di quello che dico. Sono ubriaco e me lo sento tutto dentro fin nelle ossa. Quando abbiamo finito chiamiamo gli altri per bere l'acqua nera, che Daniela osa chiamare caffè e che non riuscirà nemmeno a scalfire la mia sbronza. Sono sempre ubriaco e me lo sento tutto dentro. Per me è una cosa bellissima, ma Evasio comincia a pensare di dovermi portare a casa. Dopo il caffè usciamo tutti sotto il sole. Davanti alla casa c'è un prato in pendenza e ci sediamo tutti lì sul prato. Evasio salta giù da un muretto, scaglia la sua ascia. L'ascia va a piantarsi a 2 centimetri dalla testa di Sergio, che sta buttato lì sul prato insieme a Daniela. Daniela ha ancora la forza di ridacchiare, sia pur nervosamente, ma Sergio non ce la fa proprio. Riesce soltanto a dire una cosa che non si può ripetere, facendo pesanti allusioni su quello che dovrebbe essere, secondo lui, il mestiere della madre di Evasio. È un ragazzo maledettamente simpatico, Sergio. Anche Daniela è una ragazza maledettamente simpatica. Davvero, sono maledettamente simpatici quei due. Poi dice Evasio. Oh, che bel pendio! Mi afferra per le spalle. Enzo capisce al volo e mi afferra per i piedi. Dicono 1, 2, 3 e mi scaraventano giù per il pendio. Quando riesco a rimettermi in piedi torno su, incespicando. Fatemi quello che volete, dico. Potete farmi quello che volete adesso. Benissimo, dicono loro. Mi prendono e mi buttano giù di nuovo. Io rimango lì dove mi sono fermato, no? Non mi sono mai sentito così bene, anche adesso che Evasio mi è saltato addosso e tenta di scotennarmi con l'accetta. Credo che se volesse fare sul serio non me ne importerebbe niente, lo lascerei fare. Yahoo! Dice! Poi ritorniamo su con gli altri. Sopra, dopo essersi picchiato selvaggiamente con Vince, Sergio è riuscito a conquistare la chitarra e ora si mette a suonare. Si canta tutti insieme, canzoni come I morti di Reggio Emilia e cose di questo tipo. Dopo un poco Evasio si stufa. Non dice niente, ma se ne va a ritirarsi in un angolo del prato, con l'accetta, a fabbricare stuzzicadenti da un tronco tagliato. Io lo raggiungo. È tutto finito, dico. Che cosa? La sbronza, è tutto finito. Lui continua a tagliare stuzzicadenti dal tronco tagliato. È tutto finito, ripeto. E quando è tutto finito ti senti come un cane. E vorresti che non fosse mai cominciato. Lo so, fa lui. Gli altri stanno ancora cantando e io li ascolto. Avrei bisogno di una maledetta bottiglia. E poi è sempre così quando ti prendi una ciucca. Appena ti passa, dovresti prenderne subito una seconda e
poi una terza, e poi una quarta, e così via. Conosco delle persone che lo fanno, per questo non mi va molto farlo io. Vuoi uno stuzzicadenti? Mi dice Evasio. Non voglio stuzzicadenti, ci vuole altro che uno stuzzicadenti. No, chiedevo, dice Evasio. E lui cos'ha? Lui non si è ubriacato, non può essere che si senta come me per i miei stessi motivi. Ma si sente tale e quale, non c'è dubbio, forse peggio. Mi accorgo di Vince che ci ha raggiunti. Avete impostato uno dei vostri discorsi esistenziali? Domanda. Eccolo che ci siamo. Quando mai abbiamo fatto dei discorsi esistenziali io ed Evasio? Evasio lo sa e non alza nemmeno gli occhi. Vuoi uno stuzzicadenti? Gli fa. No, fa Vince, ma cosa fate qua? Hai mai provato ad ubriacarti e poi, quando ti passa, a sentirti come ci si sente dopo che la sbronza è passata? Non me ne importa niente, non sapete stare con gli altri? Non sempre, dice Evasio. Non sempre, ripeto io. Vince fa una faccia disgustata, poi dice: adesso tornate con gli altri. Non riesco più a volare, dico io. Ho perso le ali. Ma se non le hai mai avute, mi fa lui, tornate con gli altri. Mi alzo, aiuto Evasio ad alzarsi e torniamo insieme agli altri. Forza, Hemingway dei miei, fa Vince. Gli altri stanno cantando un'altra canzone. Evasio e io cerchiamo di unirci a loro. Ci sentiamo straordinariamente amici, io e Evasio, mentre cerchiamo di unirci agli altri che cantano. Ma Vince è un tipo straordinariamente imprevedibile e molto strano. È uno che un momento ti dice una cosa e 5 minuti dopo ti dice esattamente il contrario. È un poeta, lui. E non è facile capire che cosa possa avere nella testa un poeta. Io ci ho rinunciato da un pezzo, e da quanto mi ha detto, anche lui ci ha rinunciato. Ma in fondo è un bravo ragazzo. Non è da dire che sia un comunitario e un anti-individualista in tutti i sensi e in ogni momento, ma nel momento in cui Evasio e io stiamo parlando delle nostre tristezze, egli evidentemente lo è e ci costringe a tornare con gli altri. Noi capiamo che è l'unica cosa intelligente da fare e smettendo di interagire in coppia individuale ce ne torniamo con gli altri e ci uniamo alle loro canzoni. Io per fortuna mi sento molto meglio ed Evasio anche, a quanto mi è dato di vedere. La nostra interazione è rimasta appesa a un ramo di quell'albero nudo. Ci sono altre lotte e altri avvinghiamenti sul prato. Ci si picchia per una sigaretta o per un fiammifero. Marino è superiore a queste cose. Lui non fuma. È l'unico di tutta la compagnia ed è l'unico a non picchiarsi per un fiammifero. Oltre a Evasio, naturalmente, che usa il John Sterling d'argento. Si canta ancora qualcosa. Ci si racconta qualche storiella, come quelle del signore che entra in un negozio di elettrodomestici per comprare un televisore, o come quella dell'aviatore che precipita col suo aereo in mezzo a una foresta africana, o come quella del carabiniere che chiede al suo collega di scendere dall'auto per vedere se gli indicatori funzionano oppure no. Ma ad una certa ora comincia a fare meno caldo e allora entriamo tutti dentro per ascoltare qualcosa dal mangianastri. Ci sediamo tutti intorno al davanzale dell'unica finestra dove abbiamo posato il mangianastri ed infiliamo una cassetta. Vince vorrebbe mettere qualcosa di troppo serio per le condizioni in cui ci troviamo noi tutti, ma alla fine viene messo in minoranza. E mettiamo roba di Gippo Farassino e di Roberto Balocco. Vince odia fermamente questo tipo di cose. Vince odia molte cose che non dovrebbe odiare, ma forse ha ragione. Mentre Roberto Balocco canta una canzone in cui prende in giro i meridionali e il loro modo di comportarsi, Sergio, nato in Calabria, fa finta di parlare con Daniela e Vince, della Campania, finge di non sentire, rimestando con l'attizzatoio nella cenere del caminetto. Ma c'è Marino, sempre presente, che li richiama in ogni momento, traducendo per loro tutto ciò che eventualmente dicessero di non aver capito. Prima di andare via, ci fumiamo ancora una sigaretta. Evasio se la fabbrica con le cartine. Io, meno pazienza. La tiro fuori già bella e confezionata dal pacchetto comprato dal tabaccaio. Credo che Evasio sia rimasto una delle 12 persone che in Italia si fabbricano ancora le sigarette con cartine trinciato sfuso. Torniamo giù che il sole sta tramontando. Ci rivedremo domani mattina, come ogni mattina, a Torino, a scuola, alle 8:15. Upon a time.
you dress so fine. Through the bumps of time and you climb. And then you. Yeah, people cross everywhere, now you're bound to fall. They thought that they were just a kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this round gym. You're next live out on the street, but now you're gonna have to get